Allora, a questo punto, diciamo, terminate le attività, diciamo, un po' con una breve introduzione sull'attività di orientamento. Ovviamente, l'attività di orientamento, io tengo sempre a sottolineare questo aspetto, non è marketing, cioè a noi non interessa avere 100 studenti in più e poi, diciamo, magari persone che non hanno scelto il percorso. Cioè venire qua e riuscire a vedere, diciamo, fare il test, ascoltare una lezione, piuttosto che ovviamente guardare i laboratori, vedere cosa si fa, significa capire meglio l'università e la facoltà alla quale ci si iscrive e quindi anche andare incontro alle proprie attitudini. Quindi per noi è importante avere 100 studenti ma motivati piuttosto che 300 e invece magari abbiamo degli studenti che invece poi abbandonano durante il percorso oppure non sono soddisfatti della scelta che hanno fatto. Quindi questi eventi per noi sono fondamentali proprio per creare questo rapporto con loro. Detto questo, ringrazio il professore Silvestri. Volevo spendere qualche minuto insieme al professore Frattolillo, che è responsabile di questo progetto. Andrea, se Ma diciamo, prego, puoi continuare. prima della lezione, quindi volevo intanto condividere con lui, diciamo, tutte le cose che ci verranno un po' in mente, diciamo, anche sugli aspetti operativi. Allora, intanto il concorso, come ben sapete, questo concorso ha un corso che è ovviamente propedeutico al concorso stesso, e che serve sostanzialmente a formarvi su quell'attività formativa che abbiamo messo in campo, che è la diagnosi energetica del vostro edificio scolastico. L'obiettivo ovviamente è duplice: da un lato quello di sensibilizzare le scuole, diciamo, voi studenti, sulla problematica energetica. E dall'altro lato iniziare, come avevo detto, a guidarvi in un percorso formativo che è simile a quelle alle attività formative che poi incontrerete presso la nostra università, o soprattutto, diciamo, presso il nostro corso di studio, quello di ingegneria industriale, come ha detto il professore Jacoviello. Nella realtà l'energetica sta un po' a cavallo tra diversi corsi di laurea, come, diciamo, potete anche poi vedere, e a cavallo tra l'ingegneria industriale, poi dopo l'industriale c'è la meccanica o l'elettrica. Quindi chi approfondisce uno dei due percorsi può approfondire l'aspetto energetico. Per quanto riguarda invece l'edificio, qui ci sono tantissimi istituti che hanno un percorso invece meno industriale, più legato all'aspetto. Professore, non si sente tanto, quindi se si alza Però non so come alzare la voce. C'è qualcuno che. Aldo, tu conosci un poco. Cerco di parlare io un po' più alto, così mi sentite? Ok, quindi dicevo, ci sono molti istituti per geometri, ovviamente immagino che lo sbocco naturale sia l'ingegneria civile. Allora, anche nell'ingegneria civile, c'è una parte di energetica che è proprio l'energetica dell'edificio, è l'insegnamento che io, diciamo, ho nel corso di laurea in ingegneria civile. Quindi è un po' a cavallo da diverse discipline, quindi poi a voi coniugare gli aspetti che sono quelli propri del proprio percorso formativo con quelli ovviamente che vengono offerti all'interno della nostra facoltà. Ovviamente invece per quanto riguarda i licei c'è un po' tabula rasa, potete scegliere quello che volete, dico io. Non tanto perché siete tabula rasa e quindi potete prendere qualunque strada, ma perché vi siete più preparati dal punto di vista metodologico e quindi sebbene all'inizio avrete qualche piccola difficoltà, perché magari avete un po' meno, qualcuno un po' meno di matematica, qualcuno un po' meno di fisica, però noi riscontriamo una percentuale di successo delle persone che magari sono open mind e quindi hanno una capacità anche di misurarsi con più discipline assolutamente paragonabili a quelli che vengono dai suoi tecnici. Quindi non vi spaventate di non avere, diciamo, subito, magari rispetto ad altri colleghi in aula, dei concetti e diciamo, delle informazioni puntuali o sull'edificio piuttosto che sull'impianto, perché ovviamente vi accompagneremo in questo percorso e vedrete che lo stesso più o meno saprà anche nell'ambito diciamo, dei corsi che qui andrete a seguire. Allora, il corso presenta 16 ore, 16 ore frontali. Poi il resto lo fate voi con, diciamo, con i docenti, con i tutor che vi accompagnano, ed è proprio questa diagnosi energetica. Io ovviamente ringrazio prima di tutto, diciamo, i docenti che ovviamente vi hanno spinto e vi hanno motivato verso questo percorso, perché mi rendo conto che è uno sforzo ovviamente vostro, ma anche didattico dei vostri docenti che vi accompagneranno e che vi aiuteranno ovviamente a fare questa diagnosi energetica. E quindi di fatto alcune lezioni, come diceva il professore Jacoviello, potranno essere erogate anche
da remoto. Allora, io purtroppo, noi abbiamo avuto un numero di richieste esorbitante, per cui molte scuole hanno chiesto più di 10 studenti in aula, quindi questo ovviamente non è possibile per questioni logistiche, però i crediti formativi che noi comunque rilasceremo, se i docenti si prendono l'onere e l'onore di poi di far vedere a questi ragazzi che ci hanno iscritto in più, che noi non possiamo ovviamente avere in aula, se si prendono l'onere e l'onore di eventualmente far vedere questo, diciamo, queste lezioni e quindi ovviamente accompagnarli in questo percorso, poi potranno certificarci queste, diciamo, queste persone. Ovviamente la richiesta è fatta subito, l'ho detto anche, l'abbiamo scritto anche nelle email. Quindi se c'è questa esigenza di qualche ragazzo, uno o due ragazzi che sono rimasti fuori, qualcuno già ce l'ha comunicata, se c'è qualche esigenza è bene fotografarla subito, perché dobbiamo evidentemente iscriverli, perché abbiamo formalizzato anche il credito formativo, quindi non lo possiamo fare all'ultimo momento, quindi se c'è questa esigenza ditecelo subito, o meglio ovviamente al desk, dopo magari alla prossima, la prossima lezione le scuole potranno comunicare questo, diciamo, queste ulteriori persone che sono rimaste, diciamo, fuori da questa iscrizione. L'altro aspetto ovviamente è connesso al concorso. Sapete che ogni squadra dovrà presentare questa diagnosi energetica, cioè un rapporto di diagnosi energetica, rapporto scritto, vedremo come si esegue un rapporto di diagnosi in queste lezioni, e dovranno anche esporre il proprio progetto, quindi faranno un poster, e questo poster verrà esposto nella giornata finale che faremo qui presso ovviamente la facoltà di ingegneria. E quindi vedremo un poco anche come voi sapete comunicare questa esperienza che avete fatto. E quindi sul poster dovrete darci evidenza di questa capacità di comunicazione, anche all'interno della vostra scuola. Cioè non è detto che questa comunicazione debba avvenire qui. E quindi è fondamentale farci capire questa vostra capacità di comunicazione. L'altro aspetto ovviamente sono i crediti, dicevo sono tre crediti, diciamo, formativi tipo U, il CFU sarebbe troppo un po' difficile, diciamo, spiegarvi cos'è il credito formativo, di fatto nel vostro percorso formativo universitario avete sul primo livello avete 180 CFU crediti da raggiungere, tre è una minima quantità, ma sta a testimonianza che tutto quello che fate viene capitalizzato e viene poi registrato, quindi anche questa attività è un'attività formativa universitaria e quindi vi viene riconosciuta. Il programma penso che tutti quanti voi l'abbiate visto, si parte da oggi sui principi generali di energetica e di calcolo delle trasmittanze, la lezione sarà tenuta direttamente da me, successivamente ci sarà il professor Gaspare Giovinco che farà il bilancio energetico sugli edifici scolastici. La terza lezione è quella sugli impianti termici e fonti rinnovabili che terrà il professor Andrea Frattorillo, e la quarta lezione, tra l'altro tenete presente che questi accoppiamenti non sono casuali, cioè ognuno di questi docenti tiene un corso analogo, quindi il professor Frattorillo che fa impianti per esempio fa fonti rinnovabili, risparmio energetico e gli impianti termotecnici, quindi in realtà è proprio docente di questa specifica materia, ovviamente non sono 4 ore di lezione, è un corso intero. E quindi ovviamente darà decenni di questa problematica, ma per introdurvi ovviamente all'argomento. Lo stesso vale per me, vi ho detto energia edificio, facciamo proprio un po' un zunto, se volete, di alcuni aspetti, di alcune lezioni, soprattutto, diciamo, per mettervi nelle condizioni di fare un minimo di diagnosi, quella che noi tecnici chiamiamo diagnosi light. E lo stesso vale per il professor Giovinco che tiene tecnica del controllo ambientale, vi farà delle nozioni ovviamente, delle nozioni di comfort. E infine abbiamo deciso di chiudere con una lezione di tipo molto pratico, con ovviamente i cenni della certificazione energetica degli edifici scolastici che terrà l'ingegnere Alessandro Marciano, è un professionista, è il nostro responsabile dell'energetico, quindi colui che qui presso l'università gestisce poi gli impianti e quindi vi porterà anche un'esperienza molto pratica accanto alle esperienze didattiche e teoriche che invece daranno, diciamo, i docenti. Ovviamente su iTunes sapete tutto, quindi non vi dico altro. Se avete, diciamo, delle domande, fatecene. Evento finale, il premio. Il premio è ancora un'incognita, nel senso che noi abbiamo diverse ipotesi di lavoro. Non vi diciamo ancora quali sono le ipotesi, perché poi alla fine uno strumento piuttosto che un altro, magari uno si affeziona a un'idea e poi all'altro, viceversa. Ovviamente gli strumenti di diagnosi li vedete qui, sarà uno di questi strumenti e che ovviamente resterà in dotazione alla vostra scuola, quindi l'istituto che
diciamo, farà il miglior progetto sarà poi premiato anche con questo strumento, diciamo, di misura di diagnosi energetica. La commissione di concorso penso che l'abbiate ricevuta tutti quanti, di questa commissione fa parte ovviamente il direttore anche del Polo Ambiente e Energia. Questa attività formativa è fatta in collaborazione con il Polo regionale, finanziata quindi dalla regione, in parte dalla Regione Lazio, ed è un polo che lega un po' le scuole e l'università, quindi fa quelli che una volta erano gli ITS, gli FTS, che oggi sono gli ITS, sono i cosiddetti master di livello zero, cioè per chi non farà il percorso universitario, chi si ferma a metà, ci sono questi, diciamo, questi percorsi formativi e, che questo Polo Ambiente Energia eroga. E quindi, diciamo, queste attività sono ovviamente anche propedeutiche, questo lo dico soprattutto ai docenti, all'apertura di una sezione di un ITS sull'ambiente e l'energia proprio nella nostra provincia. Quindi stiamo pensando di organizzare una sede per un ITS sul Polo Ambiente e Energia, e quindi con queste persone che verranno nell'ultima giornata si potrà in qualche modo manifestare, l'istituto potrà manifestare il proprio interesse a partecipare a questi ITS. E quindi ci sarà dentro, vi dicevo, il dottor Bosi, il Andrea Forni che è il responsabile dell'Enea e altre persone che ovviamente sono i docenti del corso. Andrea, non so se puoi dire qualcosa sui criteri. Vieni tu, vai. Allora, i criteri sono stati fissati per cercare di dare più o meno equità di giudizio da subito, quindi sapete fin dall'inizio come verrete valutati, anche se a grandi linee il professore già l'ha detto, ma verrà da una parte valutato il progetto, nell'altro canto verrà valutato anche il modo in cui saprete esporlo, quindi sia a livello di poster sia a livello poi di chiarezza sceglierete voi il vostro rappresentante della scuola che ci esporrà il progetto, quindi presentandolo quando esporrete il poster qui in facoltà. Volevo soltanto tranquillizzarvi, quindi le regole le avete scritte, quindi se c'è qualcosa di non chiaro poi ci interfacciamo direttamente noi o con i vostri tutor o con voi stessi, potete farci tutte le domande che volete tramite mail, i riferimenti li avete tutti. Volevo soltanto tranquillizzarvi su un aspetto: non venite abbandonati a voi stessi, nel senso avete lezioni frontali da docenti, avete esercitazione alla fine di ogni lezione perché è prevista un'ora delle quattro e pure esercitazione su ciò che è stato fatto nel corso della lezione, avete modo di rivedere la lezione in streaming perché sono tutte registrate, poi l'ausilio anche durante il vostro lavoro è chiaro limitato perché non dovremmo fare noi il vostro lavoro, però se ci sono delle cose non chiare sicuramente potete tranquillamente chiedere, anche il poster sarà un qualcosa che noi vi daremo già preparato, cioè perlomeno la formattazione generale del documento sarà quella uguale per tutti, sarà vostro compito semplicemente arricchirla con immagini, con contenuti, con ciò che ritenete indispensabile per far capire a noi quello che voi avete fatto, cioè noi dobbiamo valutare il vostro lavoro sapendo che comunque la base del lavoro vale per tutti, va bene? Io mi fermerei qua perché siamo già in ritardo, alziamo il volume perché lì giù effettivamente si sente poco, intanto alzo il volume della buon lavoro a tutti. Allora è chiaro che alcune regole, diciamo, fondamentali, ragazzi, diciamo, lo dico da prima, ovviamente noi riteniamo che sia fondamentale giocare armi pari. Quindi giocare armi pari significa non copiare, e quindi ovviamente se c'è plagio di altri progetti in rete, ovviamente noi ne conosciamo diversi, quindi diciamo, i primi che vi compaiono in rete sono quelli che ovviamente conosciamo molto bene. Poiché sulla parte dell'energia dell'edificio si fa anche ricerca, ovviamente oltre che, diciamo, che formazione all'università. Ovviamente molti di questi progetti sono di altri nostri colleghi di altre università e quindi in qualche modo ovviamente li conosciamo. Quindi lavorate in autonomia, non ci interessa che voi abbiate un progetto perfetto, ci interessa capire il vostro percorso, diciamo, individuale, il vostro percorso didattico e quindi ovviamente capire alcuni aspetti più legati all'apprendimento che al lavoro in sé. Quindi mi raccomando, da questo punto di vista, questi sono gli aspetti che abbiamo ritenuto essenziali e che ovviamente abbiamo esplicitato per una questione ovviamente di trasparenza, perché molte volte nei concorsi si dice ma
se avessi saputo che veniva considerata anche la capacità di diffusione, quindi avrei fatto un sito nell'istituto e così via. Chiaro che il tempo non c'è neanche, perché avete soltanto 4 settimane, quindi a fronte di ogni lezione voi avete una settimana, il team ha una settimana di tempo per fare l'assegno, il homework che viene dato all'americana, viene detto, no? Quindi per fare il compito che poi vi porterà alla fine al rapporto di diagnosi. Se non fate di volta in volta il vostro homework, arriverete all'ultima settimana e non ce la farete a fare il rapporto di diagnosi. Quindi attenzione, di volta in volta vi consiglio settimana per settimana di fare quello che noi vi diciamo di fare. Mi sembra che quindi devo tenerlo molto vicino, perfetto. Ah, così. Va bene. E soprattutto ricordatevi, dovete sottomettere il rapporto va sottomesso nei tempi che vi sono stati indicati. Alla dottoressa Vinci Guerra, che non vedo in aula, ma che voglio ringraziare per, insieme a tutte le altre persone che ovviamente di cui non vi dico il nome, che hanno in qualche modo ci hanno consentito di fare questa lezione, che vedo soltanto me e il professore Frattolino, ma dietro di noi, questo oggi sotto i riflettori, ma in questo momento sono grazie a loro che stiamo qui a lavorare. Allora possiamo subito, non so se ci sono domande. Se non ci sono domande, io inizierei subito con la prima parte della lezione. Iniziando col motivo per cui parliamo di energia. Il motivo per cui parliamo di energia è la cosiddetta sostenibilità ambientale. Qualcuno di voi ha sentito parlare di sostenibilità? Una parola molto usata, no? Nei giornali, oggi si è aprito un giornale, la prima parola che trovate sull'ambiente è sostenibilità. Allora, quando si parla di sostenibilità ambientale, si parla sostanzialmente della possibilità di soddisfare le esigenze delle attuali generazioni, quindi le mie esigenze di spostarmi da casa qui all'università, la mia esigenza di mandare i miei figli all'università e così via, rispetto a che cosa? Rispetto a un vincolo alla capacità di soddisfare queste esigenze per le generazioni future. Cioè, se noi oggi la nostra generazione consuma tutto il petrolio, tutto il gas naturale, tutte le risorse naturali, tutte le cave di marmo, tutto quello che vi vedete, che voi avete detto intorno, e le consuma in modo definitivo, ovviamente questo patrimonio non resta a disposizione delle generazioni future. Allora, su questo concetto è ovviamente basata anche la sostenibilità energetica. Perché la sostenibilità energetica è tanto importante? Perché l'energia è il motore della nostra società, è quella che la fa muovere. Cioè, oggi voi che siete venuti qua, grazie ai mezzi che vi hanno portato qui, io parlo e voi mi ascoltate grazie a dei microfoni che sono amplificati con energia elettrica, e quindi senza la telecamera che poi metteremo in rete, eccetera, eccetera, è alimentata. E quindi l'energia sostanzialmente è uno dei motori fondamentali della nostra società. Noi stessi siamo delle macchine che funzionano grazie all'energia, no? Cioè, quante calorie avete assunto stamattina? Perché altrimenti qualcuno comincia a già le annebbiate, perché non ha assunto il giusto contenuto energetico che fa funzionare il nostro organismo. Quindi l'energia si può assumere in diversi modi ed è fondamentale ovviamente per il funzionamento della nostra e quindi dell'ambiente. Ora, di cosa ci si è accorti? Che proprio il motore della nostra società, quindi le fonti fossili sostanzialmente, perché la maggior parte dell'energia che noi consumiamo le tiriamo fuori dalle fonti fossili. Quali sono le fonti fossili? Sostanzialmente sono quelle solide, carbone, quelle liquide, il petrolio che poi viene raffinato, quindi benzina, gasolio, eccetera, che trovate alla pompa di benzina sotto casa vostra, e quelle gassose, gas naturale sostanzialmente. Quindi queste tre fonti fossili che noi oggi utilizziamo sono i principali imputati del cosiddetto effetto serra. Cioè, che cosa sta succedendo? Che la CO2 che viene emessa nei processi di combustione di queste fonti fossili, perché per produrre, per trasformare questa energia chimica che è contenuta nelle fonti fossili in energia meccanica, termica, elettrica, va bene?
quindi l'energia di cui noi poi, diciamo, che noi poi utilizziamo, ebbene in questa trasformazione energetica viene prodotta, lo sapete dalla chimica, no? Che cosa viene prodotto? Se io prendo una molecola di CH4, di metano, che succede? Prodotti dalla combustione, avete visto, CO2 e acqua, giusto? L'acqua non c'è da fastidio. Ma la CO2 che cosa fa? La CO2 va a interferire con il nostro clima, perché sostanzialmente fa un qualche cosa che a noi fisici tecnici è molto cara, perché facciamo, c'è tutta una lezione che si fa sulla fisica tecnica, che è, diciamo, appunto l'effetto, il cosiddetto effetto serra. Che cos'è questo effetto serra? Questo CO2 è come se fosse un grande schermo, come se fosse il vetro della vostra automobile. Quando siete in macchina in estate, che succede a reagire? Entrano nella macchina, perché i vetri sono trasparenti alla radiazione emessa dal sole, gran parte della radiazione emessa dal sole, e quindi, diciamo, noi sul visibile li vediamo trasparenti. La radiazione che voi mettete, è questa, vedete quella che voi mettete, si chiama radiazione sull'infrarosso, viene invece emessa su un'altra lunghezza d'onda, che è più bassa, diciamo, e quindi che cosa succede? Su questa lunghezza d'onda, cioè perdono, è più alta in termini di lunghezza d'onda e più bassa in termini di frequenza, questa lunghezza d'onda, poi lo vedremo tra poco perché guarderemo anche qualche cenno sull'irraggiamento, su questa lunghezza d'onda il vetro è opaco, cioè come se fosse un, diciamo, il tavolo. Per cui arriva la, diciamo, la reazione di ritorno che viene dai sedili che si sono riscaldati e cerca di uscire, resta intrappolata all'interno della vostra autovettura. Lo stesso avviene per la Terra. La Terra ha questo guscio di gas, ebbene se noi mettiamo in questo guscio anche una certa quantità di CO2, succede lo stesso che succede nella nostra autovettura. E quindi che cosa si è visto? Si è visto che all'aumentare la CO2 aumenta anche la temperatura del nostro, la temperatura media del nostro globo terrestre. Come si può misurare? Beh, non c'è la stessa temperatura dappertutto, però la temperatura dell'acqua e delle ciope dei mari è un ottimo indicatore della temperatura media. E quindi questo aumento della temperatura è stato registrato ed è stato correlato, anche questa è un qualche cosa che vedrete quando farete, diciamo, analisi matematica, le correlazioni statistiche, perché non c'è una dipendenza deterministica. Deterministica vuol dire che c'è proprio una legge A più B uguale C. Allora invece non c'è una legge di questo tipo, c'è una legge di tipo un po' più complessa che studierete. Penso qualcuno abbia fatto già un po' di statistica, forse qualcuno già sa che cos'è una correlazione. Però tutto questo ovviamente lo farete, diciamo, nel dettaglio quando farete questi, diciamo, quando percorrerete l'intero percorso formativo che farete qui verso chi di voi si iscriverà in ingegneria e farà ingegneria. E quindi ovviamente cosa abbiamo? Abbiamo un problema. Perché se noi oggi, diciamo, bruciamo tutta l'energia fossile, cioè consumiamo solo energia fossile per produrre energia, innanzitutto le nuove generazioni future non avranno più, diciamo, fonti fossili, anche per fare altre cose, perché, diciamo, dal petrolio non si fa soltanto, diciamo, benzina e gasolio. Molte delle plastiche che voi vedete sono sottoprodotti, diciamo, prodotti, diciamo, del petrolio, no? Quindi c'è diciamo, ovviamente un depauperamento delle fonti. Ma avete quindi un problema sulle fonti e un problema ovviamente sul clima. E quindi le generazioni che verranno si vedranno Venezia allagata, quindi non vedranno più Venezia se continuiamo con questo ritmo, vedranno ovviamente molte delle fasce costiere completamente, diciamo, sparite e così via. Allora il concetto di sostenibilità ovviamente viene a cadere, capite bene. Quindi questo concetto ovviamente sono state messe in atto dalla comunità europea una serie di politiche. Molti di voi hanno sentito parlare del 20-20-20. Qualcuno sa che cos'è? Allora non leggete i giornali, siete come i miei figli e mi dicono ascoltano solo me. Io ho detto che non sono un telegiornale, però dovete leggere un poco, perché tutto quello che voi studiate, diciamo, a scuola piuttosto che all'università, ha un fine, ovviamente ha delle ragioni. Se voi studiate cose che non hanno nessuna utilità pratica, non c'è ragione di studiare. Beh, cioè, il vostro studio è finalizzato a qualche cosa, a rispondere a delle domande. Allora penso che sia una bella domanda dire, cioè, ma cerchiamo una soluzione diversa, tecnologica, diversa a un problema che è un problema di ciascuno di noi. Anzi, più vostro che mio, perché probabilmente quando voi
sarete professionisti, io se fossi un vecchietto probabilmente sarò sparito e quindi voglio dire non sarà più il mio problema. Però voi, come io adesso, vi dovete preoccupare non solo di, cioè, della vostra sopravvivenza, ma della sopravvivenza dei vostri figli e delle generazioni che verranno. Quindi dobbiamo dare una risposta a questa domanda. Una delle risposte che cerchiamo di dare in questo corso è proprio risparmiare energia o efficientare. Sono due concetti diversi, ragazzi. Risparmiare o efficientare. Risparmiare vuol dire non consumare, cioè spegnete tutte le luci di gas, spegnete, diciamo, i riscaldamenti e non consumiamo più niente. Non ci muoviamo più con l'automobile e cioè, vabbè, c'è chi vuole questo tipo. Tra l'altro persone che conosco di una coerenza estrema, cioè che decidono di evitare di impattare fortemente sull'ambiente. Ognuno di noi ha questa impronta ecologica, anche questa è una parola che forse qualcuno di voi ha sentito parlare, che è proprio po', diciamo, è come l'orma sulla sabbia, no? Allora, uno che non consuma lascia un'improntina piccola piccola come quella di un bambino, uno che è di 200 kg, immaginate che impronta lascia. L'impronta sulla terra è proprio, diciamo, il segno che noi lasciamo. Allora, evitiamo di lasciare dei segni troppo grandi, vediamo come. Allora, a noi interessa come ingegnere fare che cosa? Cioè, noi diciamo no, noi non vogliamo ritornare indietro e quindi non avere i benefici che oggi abbiamo. Vogliamo nello stesso tempo soddisfare queste esigenze, ma soddisfarle in modo più efficiente, cioè fare le stesse cose con meno energia. Come si può fare questo? Allora, si possono fare diverse cose. Da un lato, vi dicevo, una delle possibilità è proprio fare diagnosi, cercare di capire dove sono gli sprechi energetici. Sì, ma se io devo, faccio un esempio proprio semplicissimo, se voi state a casa, a voi interessa stare a calduccio, ma a voi interessa che riscaldare l'intera, come se avete una villa di 300 metri quadrati, tutte e 300 metri quadrati, oppure la stanza dove siete. Vabbè, se dovete venire a stare in quella stanza, magari facciamo la TV, vabbè, ma io riscaldo soltanto una zona della mia casa, va bene? E non l'intera casa. Quindi per esempio si può fare qualche cosa che prevedete con il professore Trattorino e fare impianti a zone. Vabbè? O ancora, che cosa potete fare? Beh, diciamo, abbiamo bisogno di luce, invece di utilizzare le vecchie lampade a incandescenza, per fortuna non le potete neanche più utilizzare perché sono messe al bando, che cosa si fanno? Si utilizzano delle lampade più efficienti. Queste lampade più efficienti emettono più sul visibile e molto meno sull'infrarosso, quindi non si vedono più così. Ma ovviamente sì, diciamo, emettono molta più luce sulla lunghezza d'onda alla quale i nostri occhi sono sensibili. E quindi ovviamente tutto questo si può fare, si deve fare in qualche modo, perché vogliamo mantenere questo livello di, diciamo, questo standard di vita, e però dobbiamo trovare, noi ingegneri soprattutto, ma anche noi cittadini nell'utilizzo, perché non basta efficientare l'impianto. Bisogna anche in qualche modo far capire alle persone che quando lasciano una luce accesa è una luce spenta per le generazioni che verranno. E quindi di fatto questa sensibilizzazione viene ovviamente da noi tecnici e da voi che fate il progetto verso chi non si iscriverà in ingegneria, ma gestirà l'energia, la utilizzerà, utilizzerà la tua vettura, utilizzerà il vostro edificio scolastico, utilizzerà le vostre, diciamo, le attrezzature che ci sono e così via. Quindi è fondamentale non soltanto coinvolgere i tecnici, gli addetti ai lavori in quest'opera, ma anche, diciamo, tutti i cittadini, quindi noi stessi come cittadini, nell'utilizzo di questi impianti, di questi sistemi. Ci sono altri aspetti, altre coordinate della sostenibilità, ragazzi, però non ho il tempo di affrontarle tutte, però ve le voglio solo citare. La sostenibilità ambientale non va da nessuna parte se non ci mettiamo vicino anche la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale. Sono tre concetti connessi tra di loro, molto spesso li trovate negli articoli, nei libri, messi insieme, perché se io voglio, dico, vabbè, ma qual è il problema? Faccio tutti quanti impianti fotovoltaici, fonti rinnovabili, quindi energia pulita che si rinnova da sola, perché il sole, diciamo, è una fornace che durerà per altri milioni di anni, non producono CO2, tanti fotovoltaici non producono CO2, e quindi non ho nessun problema nel risolvere, quindi non risparmio, mi ritardo la produzione di piante fotovoltaiche, non produce energia elettrica. Qual è il problema? Secondo voi questo surplus economico di costo dell'energia del fotovoltaico, che oggi noi abbiamo aumentato in una dismisura in Italia,
gli impianti fotovoltaici, ne vedete un po' dappertutto adesso, no? Secondo voi chi li ha pagati e chi li paga? Quella è lo pagate voi in bolletta, lo pagate voi in bolletta. C'è il conto di energia, anche questo sto sparando sul professore Bartolillo, che non me ne vorrà. Di fatto c'è un problema economico che costa, quell'energia costa 3, 4, 5 volte più, funziona ovviamente del tipo di fonte, dell'eolico, voi sapete di fonte rinnovabile, ce ne sono tante, adesso le vediamo. E quindi di fatto c'è un problema di costi e quindi c'è un problema di sostenibilità anche economica. Cioè, se non abbiamo i soldi per poter comprare quelle tecnologie, restiamo ancorati sulle vecchie tecnologie, sulle fonti fossili che ancora costano poco. Quindi se noi non le guardiamo insieme e dire vabbè com'è bello avere un ambiente pulito eccetera, poi vabbè chi paga? Come al bar, no, tutti quanti se ne vanno e resta il poverino. E ovviamente c'è un problema di sostenibilità anche economica. Il terzo aspetto è la sostenibilità sociale. Che cosa vuol dire sostenibilità sociale? È quello che dicevo prima, ma è possibile che sta poi chi ha la casa di 300 metri quadrati e che riscalda tutto e chi invece non ha 20, 20, 30 metri quadrati e sta a freddo? C'è un problema di equità. E quindi questi tre aspetti sono tre aspetti che vanno insieme, che devono andare insieme. Ovviamente capite quindi quali altre prospettive si aprono rispetto alla lezione che faccio? Non ho il tempo. Per cui era soltanto per darvi un flash su quello che, la problematica. Allora, ma qui purtroppo avevo previsto un'aula molto più piccola, scusatemi, ma tanto vedete, io come vedete non leggo le diapositive, le lascio come materiale. Quindi poi vi resta, leggerete queste cose anche per poter approfondire, perché poi tutte le cose che non trovano riscontro qui. Allora, il problema energetico comincia a nascere con la mia generazione. Io ricordo che quando ero ragazzo come voi, a un certo punto si fermarono le automobili. Molti, qualche vostro docente forse lo ricorderà. Si fermarono le autovetture, negli anni 70, no? A un certo punto, io mi trovai a fare le partite a pallone con mia grande gioia sulla tangenziale di Napoli. Immaginate, non so se siete mai state a Napoli, non c'erano macchine. Quindi diventarono le ragne di un campo di calcio. E ovviamente per me era una cosa bellissima, per chi invece doveva spostare invece la mattina e doveva fare queste, o la domenica doveva spostarsi in qualche modo, perché erano sabato e domenica che venivano chiuse, non si poteva camminare, diventa un grosso problema. Perché? Perché ci fu una crisi energetica, la crisi del petrolifero, il costo del petrolio volò in alto e quindi si cominciò a comprendere quello che poteva essere il problema, economico ed energetico. In quel tempo era pressoché un problema economico, poi è diventato un problema anche sostenibile ambientale, perché abbiamo capito tante altre cose, soprattutto abbiamo capito che di petrolio ce n'è per altri 40 anni, ragazzi, tutto qui. Di gas naturale ne abbiamo per altri 150 anni e di carbone altri 200-250 anni, quindi non abbiamo queste riserve enormi. Tra l'altro, forse il gas naturale un po' di più, adesso non so se qualcuno si deve parlare dello shale gas, cioè il gas che si estrae dalle rocce, quindi c'è un bacino un po' più grande, ma comunque vedete c'è un orizzonte limitato, cioè rispetto alla nostra vita commensurabile sostanzialmente. Quindi capite che non è che possiamo sostenerci sulle fonti fossili per sempre, dobbiamo trovarla subito questa soluzione. Ebbene, quindi a fronte di questa crisi si fece la prima legge. Sugli edifici. Quindi se la vostra scuola sta prima di questo borderline degli anni 70, ovviamente non c'è nessuna attenzione al problema energetico. Va bene? Pre-legge 373 era la legge che io studiavo da studente allora. Poi dopo un poco di tempo il problema è diventato molto più grande. Cioè si è capito che la legge 373 qualche cosa la metteva, quindi c'era questo coefficiente di dispersione che bisognava in qualche modo garantire, e quindi tutti gli edifici, anche quelli scolastici, costruiti dopo gli anni 70, sono leggermente migliori rispetto a quelli costruiti prima degli anni 70. Quindi la prima cosa che dovete fare, quando ritornerete nel vostro edificio scolastico, ma quando è stato costruito questo edificio, così avete un'idea della qualità energetica del vostro edificio. Dopo la legge 373 è arrivata la legge 10, più o meno negli anni 90. La legge 10 era una legge un po' più sistemata, prevedeva anche una serie di cose di energy manager, tante cose, cioè doveva uscire dei decreti attuativi.
entro 6 mesi, mi pare che diceva la legge, non sono mai usciti, ragazzi. Per cui ovviamente abbiamo aspettato che l'Europa, nel, diciamo, con il ricepimento del 192 del 2005, quindi con una legge abbastanza recente, ci ha imposto una serie di, diciamo, di vincoli che noi oggi, diciamo, in modo un poco, diciamo, anche superficiale se volete, perché poi ovviamente capite che un corso che si fa in 100 ore, farlo in 4 ore vi posso dare qualche flash, diciamo, qualche piccola informazione, qualche nozione, ma ovviamente non possiamo scendere tanto in profondità. Quindi non vi preoccupate di non riuscire a fare tutto quello che prevede la norma, tutto quello che prevede una diagnosi energetica. Noi faremo soltanto piccole cose, però sono le cose fondamentali, cioè sono il cuore, andiamo al cuore del problema. E quindi di fatto, andando al cuore del problema, guarderemo di questa legge quello che più ci interessa. E ovviamente questa legge si basa proprio sulla certificazione energetica di edifici, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, per un fatto molto semplice, che oggi se vendete un edificio, ovviamente di costa la proprietà, o lo fittate, dovete, diciamo, mettere insieme al contratto necessariamente l'attestato di prestazione energetica. Che cos'è l'attestato di prestazione energetica? È una certificazione dell'edificio che si basa su una diagnosi, non è la diagnosi, è un certificato, qualifica. Però ovviamente per qualificare io devo studiare qual è la caratteristica di questo edificio, come è fatto, e quindi devo fare una diagnosi. Allora, una diagnosi che cos'è sostanzialmente? Come quando vado al medico? Allora, al medico gli do, diciamo, una serie di sintomi, dico, ah, sai, io, diciamo, mi sento un po', diciamo, affannato quando faccio le scale, e lui cerca di capire qual è il, diciamo, il problema. Quindi qual è il sintomo? Dice, la bolletta qua è una bolletta, diciamo, di, diciamo, 5.000 metri cubi all'anno. Diciamo, mamma mia, che è successo? Quindi avete dei sintomi e quindi di fatto su questi sintomi andrete a lavorare, vabbè? Oppure fate diciamo, viaggiate nel corridoio e siete degli spifferi, che qualche problema forse. E quindi di fatto dovete raccogliere questi sintomi, dovete fare una diagnosi del vostro edificio, va bene? Allora, è chiaro che per fare una diagnosi, diciamo, voi dite, vabbè, ma il medico è un medico, fa una serie di un percorso per capire da questi sintomi, capire che cosa c'è che non va. Diciamo, probabilmente per fare una diagnosi energetica ci vuole un ingegnere, io non sono un ingegnere, magari lo vorrei diventare, però in questo momento non lo sono, e quindi di fatto non riesco a cogliere degli aspetti che sono essenziali. Qual è l'aspetto essenziale? E capire di cosa stiamo parlando. Ieri parlando, diciamo, ieri ero a un convegno con la persona che vede di fronte a me, che, diciamo, si è laureato recentemente in ingegneria, e quindi, diciamo, ha avuto la possibilità di, diciamo, di capire con cognizione di causa le cose che venivano dette in questo convegno che è ancora in Fieri, si chiama Comundo, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, e parlavo con il direttore del Gaz de France, non so se è una grande multinazionale, come lei nel, diciamo, italiana in Francia, va bene? Come la Snam più che altro, perché in realtà in Francia, diciamo, Gaz de France produce sia energia sia gas, cioè trasporta gas e produce anche energia elettrica, quindi fa entrambe le cose. E di fatto diceva, sì, io, diciamo, la materia, i flussi di massa io li riesco a toccare, l'energia, quando si parla di energia, per me, diciamo, da studente è sempre stato un problema, ma che cos'è l'energia? È qualcosa di tangibile, stiamo parlando da un quarto d'ora, 20 minuti di energia, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, che cos'è l'energia? Bravo, c'è, cioè, una risposta molto intelligente. Cioè, lui non è andato a dire qual è il contenuto energetico che sta qui dentro. Cioè, a me non interessa quante, diciamo, misure l'energia che sta qua dentro. A me interessa capire quanto lavoro può produrre. Quindi lo metto in relazione alla capacità di compiere il lavoro. Cioè, se io lascio questo libro, evidentemente questa energia potenziale che stava qua sotto si è trasformata in lavoro, e quindi di fatto io ho fatto, diciamo, semplicemente un lavoro meccanico. E quindi questa capacità di, diciamo, compiere il lavoro è connessa ovviamente al contenuto energetico. Ovviamente non è che riesco a strizzarlo tutto questa energia, quindi non, perché riuscire a, diciamo, tirare tutta l'energia che c'è all'interno del sistema è praticamente impossibile. Quindi noi, diciamo, fisici e ingegneri, non misuriamo tutta l'energia, ma misuriamo le
variazioni dell'energia dei nostri sistemi. E come si misura l'energia? Questo lo sapete tutti, un joule, ma nella realtà la paghiamo in modo leggermente diverso, ma sono connessi due, la paghiamo in kilowattore, giusto? Quindi il kilowattore è una unità che tolleriamo, però in realtà diciamo, il sistema internazionale vorrebbe diciamo, una, diciamo, il joule come unità fondamentale o il kilojoule, il megajoule, eccetera, però c'è una connessione perché se io prendo il kilowatt che invece misura cosa? La potenza. Che cos'è la potenza dal punto di vista energetico? Cosa rappresenta? Vediamo un attimo, si misura in base, diciamo, ma cosa è? È connessa all'energia, giusto? Vediamo un attimo se qualcuno di voi... Allora qualcuno dice la velocità, allora se lo vogliamo dire in modo diciamo poco felici, non da fisici, potremmo dire la velocità con cui fluisce l'energia, no? Siamo chiamati in modo molto l'attitudine No, è l'energia che fluisce per quello che hai detto, no? Quindi una velocità con cui l'energia viene trasferita, cioè io ti posso dare un joule, ma te lo posso dare in 200 anni, tu sei già morto in 200 anni, oppure te lo do in un secondo. Allora un joule in un secondo è un watt. Se te lo do in 200 anni, dici sì, me l'hai dato, però mamma mia, cioè come quando diciamo ti danno i soldi, dici sì, ti do 100 euro, però non ti dico entro quando te li do. E vabbè, però ti do 5 centesimi al giorno, dici vabbè, ma non li voglio, devi dire questi soldi. Allora, capite bene che oltre al concetto di energia, a noi serve anche un concetto di potenza, perché non serve soltanto sapere quanta energia sto consumando, ma in quanto tempo, giusto? Quindi se mettete insieme questi due concetti, energia diviso il tempo in cui ho dato questa energia, quindi qualcuno parlava di velocità, cioè la velocità con cui ti fornisco questa energia sostanzialmente, ma c'è un'altra cosa, è spazio diviso tempo, e quindi mi aiuti da questo punto di vista, io conosco, a questo punto ho delle idee chiare di ciò di cui stiamo parlando. Energia e potenza, va bene? Ed è quello che diciamo è l'ABC sul quale noi ci dobbiamo muovere, sono le due cose fondamentali. Se non vi è chiaro, alzate la mano e fermatemi. Tutto chiaro? A tutti? Ok. Allora, purtroppo l'energia è un po' sfuggente perché non si presenta in un'unica forma. Allora, io adesso diciamo, l'ho fatta un po' semplice, ho detto il libro che cade. Energia potenziale, no? Energia gravitazionale. E però l'energia è anche l'energia elettrica, è anche l'energia chimica, abbiamo detto il petrolio, è anche l'energia termica. Bene, diciamo, mi riscaldo vicino al termosifone, diciamo, prendo una certa quantità, allora, russi, che è il responsabile del nostro laboratorio, è colui che prende, vi fa vedere queste immagini, diciamo, che diciamo, in qualche modo sovrintende a tutti gli aspetti. Diciamo, lavora per obiettivo. Allora impariamo un'altra cosa, io prima mi sono messo a sistemare le sedie, gli ingegneri lavorano per obiettivo, va bene? Quindi si fa per un altro ingegnere dottorando, diciamo, l'ingegnere massimo, quindi diciamo, ovviamente cerca di mantenere diciamo, vivo il relatore che si sta squagliando davanti al proiettile, grazie Aldo. E quindi dicevo, queste diverse forme di energia sono fondamentali per comprendere tutte diciamo, le diverse, diciamo, le diverse tipologie con le quali dovremmo ovviamente fare i conti. Allora, l'unica fortuna che avete è che come la massa l'energia non si consuma, come spesso diciamo, abbiamo consumato l'energia, è un termine improprio consumare l'energia, ma si trasforma. Amen? Cioè c'è il principio di conservazione dell'energia, il primo principio della termodinamica, questo direte, diciamo che sta un po' più in là, diciamo, ma penso che avete fatto già nei corsi elementari di fisica, ci dice che se voi avete un sistema in condizioni stazionarie, tanta energia entra, tanta energia esce. Per cui nel vostro edificio, è vero che ci sono dispersioni di energia termica, va bene perché le pareti sono collaborative, quindi esce energia termica dappertutto. Ma quindi sarà anche più facile fare la diagnosi, perché se ovviamente escono microbi, uno non vede, se invece escono i toponi diciamo, dalle case, uno si accorge, no? Allora dice, voi avete i toponi, diciamo, probabilmente che escono dal punto di vista diciamo, energetico, quindi avete, diciamo, riuscite bene a visualizzare quante energie, perché io riesco a vederlo bene, perché ne mettete tanta, va bene? Cioè ciascuno di noi è più o meno una lampadina, voi in questo momento, lei sta mettendo, adesso diciamo, le faccio vedere subito quanto emette, diciamo, vediamo un po'. per più o meno stai mettendo intorno ai 100 watt come una lampadina, a me c'è 100, diciamo, quindi siamo 100 joule in un secondo, grandissimo.
Allora, ovviamente, diciamo, se si mette a ballare ne consuma molto di più, quindi diciamo, arriva a 300, a 400 watt, diciamo, di più. E quindi capite che, diciamo, ovviamente noi, diciamo, gli aspetti energetici, diciamo, ne abbiamo a iosa, diciamo. Ovviamente, dicevo prima, tanta ne entra, tanta ne esce, per cui se entra, ascoltatemi ragazzi, se entra del gas, energia primaria la chiamiamo. Perché la chiamiamo energia primaria? Perché è la prima fonte, diciamo, che noi andiamo ad utilizzare, cioè prendiamo l'energia chimica, quindi prendiamo il petrolio, sostanzialmente il gas, abbiamo detto, e poi lo trasformiamo. In cosa lo possiamo trasformare? In tante altre forme di energia, perché è la forma più pregiata di energia, va bene? Quindi da quella energia primaria noi poi possiamo fare energia elettrica, energia meccanica, eccetera. E alla fine il cascame, energia termica, è quella che se ne va, diciamo, dal vostro edificio, perché per dispersione va via. Allora però, diciamo, avete, diciamo, poiché l'energia si conserva, voi potete non solo vedere quanta energia avete consumato dal contatore, semplicemente andando sul contatore della scuola, diciamo, ma quanta energia ho consumato in questo mese, oppure andate a prendere una bolletta e, diciamo, vi andate a vedere quanta energia avete consumato. Ma quello non vi fa la diagnosi, non è la diagnosi, voi dicevo, sapete il totale, ma quali sono i punti critici? Dove se ne va questa energia? Allora lì dovete andare, perché diciamo c'è il principio di conservazione, dice vabbè, se rientra tanto, da qualche parte uscirà, vediamo dove esce. E quindi dobbiamo andare a cercare dove esce questa energia. Ed esce come energia termica, perché abbiamo detto, io ho parlato di cascame, no? È la più bassa forma di energia, e questo è un po' più difficile da capire, perché la qualità dell'energia, la quantità, la possiamo anche capire con una lezione così semplice come questa, la qualità dell'energia, ma ho bisogno di un altro concetto. Abbiamo bisogno dell'entropia, del secondo principio della termodinamica, ma non vi faccio una lezione di fisica tecnica, perché se no, diciamo, tra un'ora vi raccolgo un cucchiaino, non vi scrivete il pegno niente. Quindi dire, è leggermente più difficile. C'è bisogno di un percorso, ma già avete studiato sui corsi elementari qualche cosa, avete, diciamo, sapete le disordine, sapete, diciamo, una serie di cose, ma non ci serve ai nostri figli l'entropia, quindi guardiamo solo, diciamo, le diverse forme di energia. Quindi restiamo un po' sul semplice. Quello che andremo a fare quando andremo a fare un bilancio è guardare ovviamente gli accumuli e guardare ovviamente i flussi. Allora, quindi sono due termini, vedete, sono due termini diversi, flussi e accumuli. Allora, io faccio sempre un esempio, che è quello della banca o del mio portafoglio, i soldi li capiamo benissimo tutti quanti. Allora, che cosa facciamo noi quando facciamo un bilancio sul nostro portafoglio? Vabbè, questo mese, fatemi che faccio un bilancio, innanzitutto devo individuare un intervallo temporale, va bene? Quindi un mese, un giorno, quello che volete, un secondo, va bene? Allora, nel mio mese, cioè, vabbè, papà mi ha dato, no, in realtà voi ragionate penso a settimana, non lo so, i miei tempi si ragionava a settimana, la paghina, no? Non so se la vita è ancora, cioè, noi, diciamo, funzionava così, avevamo la paghina. Quindi avevamo una settimana e quindi vedevo tutto quello che entrava, beh, adesso non mi ricordo quanto era la mia faghina, no? Potrà essere, diciamo, forse poi consumate un poco di più rispetto a me, 15-20 euro, non lo so. Quindi teniamoci in anni, vabbè, facciamo 20 euro. Allora, 20 euro è la paghina che io ho una settimana, se non sono fuori sede, se non devo prendere il pullman, vabbè, se devo prendere il pullman consumate molto più. E questi soldi ovviamente voi poi li spendete giornalmente, quindi avete il biglietto dell'auto, quindi tutte le uscite. Allora, fare un bilancio significa semplicemente mettere tutti gli ingressi da un lato, tutti, non solo quelli che mi ha dato, quelli che mi ha dato mia nonna quando sono andata a casa sua, quelli, diciamo, che trovate diciamo, sugli spiccioli della sedia, diciamo, oppure nella macchina, perché mio figlio ogni volta che viene in macchina si prende tutti gli spiccioli, oppure quelli vanno negli ingressi. E così via. Quindi di fatto, voglio dire, tutto quello che entra lo mettete a sinistra nell'equazione di bilancio. Fate una relazione come questa: entrate da un lato, quindi somma, qua è il simbolo di sommatoria, somma di tutte le entrate, e dall'altro lato mettete la somma di tutte le uscite. Va bene? Quindi se volete fare un bilancio del vostro edificio scolastico, dovete mettere tutto quello che entra in termini energetici e tutto quello che esce dall'altro lato, come lo fareste all'interno, diciamo, come lo fareste per i soldi. I soldi in realtà forse non sono conservativi, nel senso che io posso prendere una moneta e strapparla, l'energia no, quindi non c'è
qui vi ho messo anche generati e distrutti, a meno che non siate, diciamo, dei falsari delle banche una volta, perché adesso non possiamo neanche più stampare banca, insomma, moneta noi. In questo bilancio c'è, cioè, la quantità generata, non c'è, la quantità distrutta non c'è, quindi perché la grandezza è conservativa. Nel caso delle monete, diciamo, dei soldi, potreste avere in un bilancio anche quantità distrutte e quantità generate, ma per l'energia no. Quindi che avete? Tutto quello che entra, tutto quello che esce dall'altro lato, e poi avete un altro termine che è l'accumulo. Alla fine del mese, alla fine della settimana, avete tutti i soldi, 20 euro più 10 euro in media donna più 5 euro che ho trovato sul comodino, eccetera eccetera, avete 25, diciamo, 10 più 20 più 10 più 5, 35 l'ingresso. Se avete speso 30, è chiaro che vi resta qualche cosa. Questo termine è l'accumulo, va bene? È l'energia che avete accumulato. E quindi, ovviamente, quando avete un accumulo, il sistema non si dice più stazionario, perché l'energia di quel sistema è cambiata nel tempo. Se invece l'energia non cambia, quindi tanto è entrato e tanto è uscito, avete una condizione stazionaria, cioè non cambia lo stato di quel sistema, cioè stava in quella posizione e resta lì, va bene? E questa ovviamente è la condizione su cui voi lavorerete, cioè la condizione più semplice, cioè nella vostra scuola voi lavorerete in condizioni stazionarie, quindi avete, è semplicissima a quel punto la diagnosi, avete tanta energia entra, tanta energia esce, proprio veramente, diciamo, più semplice di così non si può fare un esercizio, quindi siete facilitati da questo punto di vista. In realtà non è proprio così nell'edificio, secondo voi perché non è proprio così? Vediamo un po' che dice, questo però è limitato questo approccio. Secondo voi? Dipende dal materiale. No, ma dico, nel suo edificio, secondo voi, in una giornata, quanta energia entra e quanta energia esce? Se fa un bilancio di tutta l'energia che entra, quindi il gas naturale, l'energia elettrica, eccetera, tutto quello che se ne esce, energia termica, dispersione. Se fa da un lato tutto quello che entra, dall'altro tutto quello che esce, si trova oppure c'è un piccolo termine del tutto? Si trova? Allora, vediamo un po'. Allora, vi faccio un esempio d'estate, va bene? Allora, se lo faccio nelle 24 ore questa cosa, che cosa succede? Che se io vado a misurare la temperatura del vostro edificio alle 9 di mattina in un giorno e alle 9 di mattina dell'altro giorno, se le condizioni si ripetono giorno per giorno, voi trovate sempre la stessa temperatura del vostro edificio. Ma se voi mettete il termometro in casa la mattina e poi nel pomeriggio lo mettete un'altra volta, la temperatura è la stessa? Che è successo? Che cosa è aumentato? Cioè, vuol dire che quei flussi energetici che sono entrati o usciti dal vostro edificio non si chiudono in modo così semplice, c'è un accumulo. E quindi, essendoci un accumulo di energia, che succede? La temperatura del vostro edificio sale, cioè la quantità di energia che è entrata nell'edificio durante la giornata, in quell'arco di ore, in 6 ore, non in 24 ore, è diversa da quella che è uscita, e quindi c'è un accumulo. Quindi attenzione! Quando andiamo a fare un bilancio di energia su tempi molto piccoli, diciamo, di fatto le condizioni non sono proprio stazionarie. Quando andiamo a fare un tempo molto lungo, non più un'ora, non 4 ore, 5 ore, ma lo facciamo in un mese, allora vi dire, sicuramente l'accumulo vostro è oscurato, non c'è più. Vabbè? Quindi si parla di condizioni mediamente stazionarie, noi parliamo come ingegneri, ma dire, non è una finezza dal punto di vista. È chiaro a tutti che cos'è il bilancio, ragazzi? Allora, una cosa che... il bilancio di energia, cioè, ma che cos'è questa cosa? È una sciocchezza. Cioè, è come fare i conti nel proprio portafoglio. Allora, il vero problema è adesso il misuraggio. Sì, d'accordo, dal punto di vista teorico ci sono. Tanto entra, tanto esce. Non c'è accumulo perché la temperatura dell'edificio la stiamo considerando costante. Almeno è costante dal primo, no, diciamo, primo gennaio al primo novembre, al primo gennaio al primo febbraio, nel mese che sto considerando. Diciamo, alla fine la differenza è talmente piccola che la posso trascurare. E ovviamente diciamo, il problema quindi si sposta dal piano logico, dal piano di chi deve ovviamente fare il bilancio, fare questo calcolo, al piano della stima e della misura. Dice, sì, ma d'accordo, ma quant'è questa energia che entra e quant'è questa energia che esce? Come faccio a misurarla? E questo, diciamo, è un altro problema al quale dobbiamo dare una risposta. Ecco, diciamo, come si fa, questo è il vostro edificio. E ovviamente questi sono i flussi di energia che entrano e che escono. Andiamo a vederli, allora, ragazzi. Allora qua, diciamo, è fatto in modo più complesso, si sono riportate lì anche le
in quella diapositiva a sinistra, anche la norma che mi serve a fare quella stima, la norma, quella rigorosa, quella che farete se iscriverete alla facoltà di ingegneria, andrete a fare questo tipo di ragionamenti e questo tipo di mestiere, perché poi è un mestiere, ovviamente, diciamo, è abbastanza oneroso anche in termini di tempo, diciamocelo tutto. Quindi, già la prima cosa, se non volete studiare, signore, non vi iscrivete, diciamo, in ingegneria, perché si studia. Anche vabbè, non vuole essere per fortuna, se sono andati il professore, diciamo, Iacovello è l'altro responsabile della rete, sono andati, quindi non dicono che faccio perdere, diciamo, gli iscritti. Io voglio gli iscritti che siano motivati, quindi ovviamente non c'è nulla da fare rispetto ad altre università, diciamo, dovete impegnarvi tanto. Ce ne sono tante di università impegnative, la maggior parte sono molto impegnative. E quindi dicevo, che cosa dovete fare? Dovete, diciamo, misurare quello che sta entrando. Come faccio a misurare? Allora, vabbè, qua trovate delle cose molto semplici. Allora, quali sono i vettori, quelli che si chiamano vettori energetici? Quali sono i vettori energetici? Vettore è, diciamo, la parola significa trasporto, no? Allora, quindi, diciamo, sono i fluidi i sistemi attraverso i quali passa l'energia. Quindi, il vettore può essere un vettore, diciamo, liquido, come ovviamente benzina, gasolio, eccetera. Può essere un vettore elettrico attraverso i cavi di elettricità che entra dentro casa vostra, potrebbe essere, diciamo, il gas naturale, un vettore gassoso, va bene? Quindi, se fate la somma delle quantità di energia che entrano, ovviamente voi avete tutta l'energia che sta entrando, giusto? Dall'altro lato c'è quello che esce. Attenzione, allora, immaginiamo di, diciamo, di guardare il riscaldamento, perché quello, diciamo, della scuola è uno dei, diciamo, dei macigni, no? Dal punto di vista energetico, quanto consumo, di quanto consumate. E quindi, ovviamente, quindi stiamo parlando di gas naturale, normalmente, o gasolio. Adesso non so come è alimentata la vostra scuola. Immagino che la maggior parte delle scuole siano ormai a gas naturale. Immagino, però dovete, in funzione ovviamente del tipo di fluido di combustibile, o andate a prendere le bollette del metano, o andate a prendere, diciamo, le bollette del gasolio. Prima difficoltà, diciamo, avete i metri cubi, ma i metri cubi non è energia. Come fate a diciamo, convertire i metri cubi di metano in energia? Come si fa? Dovete vedere il contenuto energetico che potete, diciamo, poi sviluppare con quella quantità di metano. Cioè, da un metro cubo, che cosa ci, diciamo, caccio fuori? Caccio fuori il potere calorifico del metano. Quindi prendete i 40, diciamo, megajoule praticamente, diciamo, che ci sono, ovviamente, sì, del metano al, diciamo, connessa a quella quantità di metano, e ovviamente andate a, diciamo, metterli nel vostro calcolo. Quindi moltiplicate il potere calorifico per, ovviamente, la quantità di metano. Lo stesso lo fate per il gasolio, lo stesso lo fate per gli altri vettori energetici, per gli altri combustibili. Nel caso dell'energia elettrica è tutto più semplice, perché già ci sono i kilowattora. Andate vicino al contatore e vedete, leggete. Allora, questa quantità sostanzialmente entra, questa quantità di energia entra in caldaia. Attenzione, perché la caldaia c'è un rendimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se entra 100, cioè 100 in termini di energia dal punto di vista chimico, non esce 100 dalla caldaia in termini di energia termica, perché una parte di energia dove se ne va? Dispersi. Dove? Come? Però dove se ne va? Il calore, sono d'accordo, ma dove? Nei fumi. Nei fumi, se voi mettete, diciamo, vicino alla caldaia, mettete questo oggetto qua, lo infilate dentro, diciamo, la caldaia con questo strumento, potete, ovviamente, potreste, no, fate, ovviamente, diciamo, un pochino di tempo, potete misurare la temperatura dei fumi e quindi misurare il rendimento della caldaia. E quindi, ovviamente, capite che in ogni parte di questo, diciamo, di questo diciamo, bilancio, se ne va una certa quantità di energia. Allora, quando si fa un bilancio, attenzione, la prima cosa da fare è capire qual è il contorno, il volume in cui facciamo questo bilancio. Quindi, qual è il nostro sistema di controllo? Qual è il sistema su cui facciamo il bilancio? È tutto l'edificio scolastico? Bene. Allora, devo vedere tutto quello che entra attraverso questo confine e tutto quello che esce attraverso questo stesso confine. Va bene? È lo stesso discorso che, diciamo, se voi fate il bilancio, lo fate sul vostro nucleo familiare, cioè su di me, mia moglie, i miei figli, eccetera, oppure lo faccio soltanto su mio figlio, no, i bilanci sono diversi, ovviamente. Quindi è fondamentale capire qual è, diciamo, il confine,
qual è il sistema sul quale stiamo facendo i bilanci. Attenzione, perché questo è un concetto su cui poi scivoloso, quindi qualche volta diciamo, si dimentica il sistema su cui si ragiona, e quindi si prende tutto quello che arriva qua e poi si vede tutto quello che esce solo dalla palestra. Cioè, vabbè, io faccio diciamo, la diagnosi, la faccio solo sulla palestra, però intanto ho preso in ingresso tutta l'energia che serve l'intera scuola, non va bene, chiaro? Quindi se voi prendete l'intera scuola come, diciamo, come riferimento, dovete prendere tutto quello che entra e tutto quello che esce dall'intero edificio scolastico, non solo un pezzo da un lato sulle uscite e un pezzo sull'ingresso, non funzionano per i bilanci, sono così. E quindi questa già vedrete con il professore Fattorino tutta la parte impiantistica, tutto quello che viene, diciamo, che arriva sostanzialmente al vostro calorifero. Io quindi da dove facciamo, a me che cosa interessa? Tutto quello che oggi, tutto quello che entra all'interno del, diciamo, del vostro ambiente scolastico, quindi l'impianto non lo guardiamo oggi, lo guarderete la prossima volta. E ovviamente da questo io devo determinare che cosa. Ovviamente, dato questo ingresso, io questi non li vedo all'interno del bilancio. All'interno del bilancio vi ricordo che se ho preso questo come riferimento, io vedo questo come ingresso, vedo, vedete, queste uscite qua, e vedo queste uscite qua. Ora, questa parte qua noi non la guardiamo oggi, questa parte dell'impianto. Guarderemo soltanto questa seconda parte, che è la parte edificio. Tutto questo sistema si chiama sistema edificio impianto. Va bene? Perché sono messi insieme e li dobbiamo guardare come un tutt'uno, altrimenti il bilancio non torna. Quindi guarderemo negli ingressi, guarderemo tutto quello che arriva, ovviamente ci interessa capire tutto quello che arriva agli impianti, e nelle uscite tutto quello che esce dall'involucro edilizio, ovviamente oltre che dagli impianti come le scale. Allora, guardiamo allora questa parte qua dell'edificio. Allora, questa parte qua dell'edificio, vedete, io qua non so se non si vede tanto bene, comunque ci sono due termini, uno si chiama QT e un altro si chiama QV. È un Q punto, di solito quando si mette il puntino vuol dire che è una potenza, quindi un'energia per unità di tempo. Quindi io che cosa devo stimare? La quantità di energia che viene trasmessa attraverso le pareti, no? Abbiamo detto, diciamo, l'edificio non collabora perché disperde energia termica. Quindi devo andare a stimare tutta l'energia che se ne va attraverso queste pareti, va bene? Tra l'altro qui c'è uno strumento che solo ci serve proprio per fare questo, vedete? Si chiama termofussimetro. È uno strumento che misura, può misurare, su quella piastra misura la quantità di energia che se ne sta andando dopo la muratura se c'è una differenza di temperatura. Se c'è una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno di questo sistema, io posso andare a misurare il flusso. Va bene? Questa è una cosa fondamentale. Bene, ed è quello che noi facciamo oggi. Cioè, noi cerchiamo di misurare quelle che è la quantità di energia che fluisce dall'interno della vostra aula e l'esterno quando c'è una differenza di temperatura. Quando non c'è differenza di temperatura, signori, non c'è flusso, va bene? Cioè, la quantità di energia, questo ce lo dice Clausius, no? Fluisce soltanto quando c'è una differenza, quando c'è una differenza di temperatura. La quantità di energia fluisce quando c'è una differenza tra la temperatura all'interno e la temperatura all'esterno. Quindi se non c'è un delta T non fluisce, né può andare dal contrario. L'energia non può fluire naturalmente dalla temperatura più bassa, un sistema a temperatura più bassa o uno più alto, va bene? Quindi, qual è la temperatura che mantenete all'interno del vostro edificio scolastico d'inverno? 20 gradi. No, 10 gradi un po'. Sapevamo a freddo. è un istituto scolastico povero. Quindi 20 gradi per legge, la legge dice 20 più o meno massimo 1, diciamo, quindi potreste lavorare a 21, minimo a 19, quindi siete un po' più poveri, uno potrebbe. Vabbè, noi spagna un po' con l'energia. Vabbè, 20 gradi è la temperatura di riferimento interno. L'esterno, qual è la temperatura dell'esterno? Come? Dipende da cosa? Allora, dipende dalla località. E dove lo prendo? Sono tabellati, ragazzi, il lavoro è facilissimo. Andate sui comuni e trovate praticamente queste informazioni, poi vedremo come. Quindi, il clima esterno, ma dipende oltre che dalla località anche dal mese. Quindi se volete fare questo bilancio, lo volete fare il mese di gennaio, febbraio, è la temperatura più bassa che vi ritrovate durante l'anno. Anche l'altitudine. Sì, la località sostanzialmente, l'altitudine, l'altezza, quindi sono tanti, diciamo, gli aspetti. Vabbè? Dal fatto se c'è il mare o non c'è il mare, però voglio dire, da questo punto di vista voi siete facilitati perché avete delle normative, quindi andate sulla normativa e la normativa vi dà giorno per giorno la temperatura. Poi vediamo come ve la dà. Vi dà un indicatore che si chiama il giorno, lo vediamo come,
e che vi dà questa informazione delle differenze di temperatura tutti i giorni del, diciamo, dell'anno. E quindi potete studiare, non misurando, non dovete andare a misurare voi, vabbè, misuro la temperatura all'interno a 20 gradi, misuro la temperatura all'esterno e giorno per giorno dovreste fare questa cosa. E quando lo fate questo progetto? Non lo farete mai. Allora, ovviamente, diciamo, quindi abbiamo parlato, diciamo, del, e quindi, diciamo, ovviamente andremo a vedere, andrete a vedere queste diciamo, performance dell'edificio. Io qui vi ho riportato tutta una serie di materiale didattico per farvi vedere più o meno come sono in Italia gli edifici. Vedete, questi sono quanti edifici sono fatti prima del 1919, quanti edifici sono fatti, diciamo, nel dopoguerra e così via. Quindi anche per capire un po' le prestazioni quali sono. Le prestazioni sono, ragazzi, pessime, guardate un attimo che cosa c'è. Allora, quando voi comprate casa, normalmente non fate come nella macchina. Cioè, la prima cosa che fate quando comprate una tua vettura, dice, ma quanti chilometri al litro, diciamo, fa questa macchina? Cioè, vedete, volete sapere, rispetto alla performance, cioè qual è la performance, cioè, chilometri che volete fare, 100 chilometri, quanti litri consuma questa macchina? Vabbè, consuma, vi ricordo che è un termine improprio, noi nel gergo diciamo consuma, nella realtà dovremmo dire termotecnici, quanti, diciamo, quanto trasforma questa macchina? È un po' ridicolo perché nel linguaggio comune si dice quanto consuma, però ricordiamoci dal punto di vista teorico quanto trasforma. Allora, detto questo, allora facciamo lo stesso ragionamento sulle nostre case. Allora, secondo voi quanto consuma la casa vostra? Non ne avete proprio idea, va bene? Perché? Perché è una domanda che noi non ci facciamo e ci dobbiamo porre se vogliamo rispondere a quel principio con cui abbiamo iniziato questa lezione, quella della sostenibilità. Quanto consuma casa nostra? Allora, curioso di sapere quanto consuma. Allora, può consumare anche moltissimo. Allora, i nostri edifici sono quelli che consumano meno in Europa in assoluto, ma sono i peggiori. Perché? Consumano di meno, consumano di meno, ma sono peggiori. Consumano di meno perché non siamo in clima freddo. Quindi in inverno consumiamo poco, perché, diciamo, il clima è assolutamente favorevole. Ma malgrado ciò, se andiamo a vedere la performance, l'efficienza di quei sistemi, è la peggiore in Europa. Cioè, i nostri edifici mediamente hanno consumi che vanno dai 200 ai 300 kWh a metro quadrato anno. Cioè, in un anno voi fate mediamente, diciamo, 200 kWh, consumate 200 kWh a metro quadrato. Quindi avete una casa di 100 metri quadrati, moltiplicate per 100. Di questo è per farvi vedere che cosa dovreste consumare. Cioè, sì, ma d'accordo, ma questa quantità per me non mi dice nulla. Quanto dovrei consumare? Ebbene, oggi le tecnologie consentono di fare case a basso consumo, quindi una cinquantina di kilowattora a metro quadrato, o ancora addirittura le passive house, che sono al di sotto di 40-45 kilowattora a metro quadrato. Quindi estremamente, diciamo, meno onerose in termini energetici, va bene? Ma, signori, la legislazione cosa ci dice? La legislazione ci dà delle indicazioni molto severe, cioè gli EPI, l'energia primaria che dobbiamo consumare in inverno, è sostanzialmente vicino a questi valori, ragazzi, non è più così vicino a questi. Quindi oggi una casa che viene costruita, un costruttore deve rispondere, se sta nel minimo della classe che vedremo, la classe C, deve stare vicino a questi numeri qui, non vicino a questi numeri qui. Anzi, vi dirò di più, c'è una nuova direttiva europea che si chiama EPBD2 che dice che le case non devono consumare, si chiamano case NZ. Che cosa vuol dire? Zero, diciamo, energy building. Che cosa vuol dire? Vuol dire case consumo zero, sostanzialmente. Che vuol dire case consumo? Come non consumano? Non consumano perché la quantità di energia che va via, necessariamente perché c'è una differenza di temperatura, deve essere prodotta in modo sostenibile sulla casa stessa, cioè dovete mettere pannelli solari, dovete mettere fotovoltaico, dovete mettere fonti rinnovabili che vi aiutano a raggiungere l'obiettivo dell'NZ. E questo è il futuro, ma purtroppo il presente è molto diverso da quello che saranno le case del futuro. Ovviamente i primi a partire, secondo voi, su questi edifici NZ, quali saranno secondo voi? Cosa? I primi che dovranno partire. Secondo voi l'Europa chi ha messo? Certo, ma non noi come italiani, a voi come edifici scolastici. Cioè, siete i primi a... Non è un caso che noi facciamo il progetto energeticamente, lo facciamo con gli istituti scolastici. Sono i primi a dover soddisfare queste esigenze, così come siete i primi a dover soddisfare l'APE,
le scuole già dovrebbero avere, diciamo, voi tornate, diciamo, a scuola, già dovrebbe esserci per legge già la FE, non la MITE. Perché poi vuol dire, facciamo la legge, poi purtroppo in Italia non le mettiamo a. Allora io mi fermo almeno 5 minuti perché, diciamo, abbiamo messo sul campo una serie di concetti e, diciamo, la lezione so che, diciamo, è pesante. Quindi ci fermiamo solo 5 minuti però, ragazzi, perché poi dobbiamo entrare nel dettaglio sul. Quindi aspetto, c'è un po' di tempo.